Voi ci riuscireste? Secondo me è un bellissimo esperimento da fare, visto che ormai dipendiamo tutti dai telefoni, e che fa sicuramente bene mentalmente, proprio staccare la spina di... Oggi sono con mare, i parametri di sicurezza e sole, magari all'estero, connettersi con tutti e con il mondo, perché rimaniamo da soli, io e lui, con un sacco di libri in una spa. Vediamo se chi vede questa storia mi risponde. Io ho pensato con un mio amico, ancora non voglio rivelare il nome, di partire per 3 giorni senza telefono, telefoni spenti, solo libri. Come sì, figurati se non ce la faccio, mica sono drogata. Deve essere una settimana. No, io una settimana no, 3 minuti, sì, 3 minuti, 3 giorni. No, una settimana no. Tu mi chiami in hotel. 3 minuti al sia tu che Luca mi chiamate in hotel, gli unici a cui... No? Ce la faccio secondo te? No. Allora, secondo mio marito non ce la faccio. Secondo te 3 giorni. Vabbè, però insomma... E perché lo fai? Lo faccio per mettermi alla prova, perché ormai siamo troppo dipendenti da questo strumento e è un modo per sfidarmi, perché mi rendo conto che... Allora, il 90% delle persone crede che io senza il telefono starò benissimo. Il 10% dice invece che non ce la farò, ovviamente, e c'è un 50% che dice non fare questo cavolo di esperimento perché non fai storie, non pubblichi. Monti, secondo te ce la faccio a stare 3 giorni senza telefono? 3. Perché prima volevamo fare una settimana, poi ci abbiamo ripensato. 3 ce la faccio? 3 minuti? No, che 3 minuti. Tu mi chiami? Ma sì, ovviamente senza social, senza WhatsApp, senza niente. Io darò il numero di telefono di dove sono solo mio marito e mio figlio, che sono gli unici che mi potranno raggiungere, se no non mi potrà raggiungere nessuno. E se mi piace lo faccio anche per una settimana. Perché? Perché siamo troppo dipendenti, troppo.